Portaci Mario Guarente, sindaco di Potenza. Ma chi è realmente Mario Guarente? Sentiamo una biografia scritta e letta dalla collega, dalla brava collega Lucia Pietrafesa. Secondo di due figli, è nato a Potenza 37 anni fa nel quartiere di Rione Lucania e sposato da 5 anni con Anna Maria, conosciuta quando frequentava il liceo classico Quinto Orazio Flacco. È un libero professionista nel settore della consulenza assicurativa con le più importanti compagnie del mercato. Le sue convinzioni politiche maturano durante gli anni dell'adolescenza e della gioventù, quando considerava Potenza come la città delle occasioni perdute. Decide di portare il suo contributo per provare a cambiare. Alle elezioni amministrative del 2009 si candida nella lista civica Federazione di Centro a sostegno della coalizione di centrodestra. Con alcuni coetanei fonda il Movimento Generazionale Lucano per essere alternativi al sistema di potere che domina la Basilicata. Successivamente aderisce al Movimento per le Autonomie, di cui diventa segretario regionale dei giovani nel 2010 e segretario cittadino nel 2011. Alla politica unisce l'impegno nell'arte, nella moda, nella qualificazione urbana, fondando l'associazione culturale Ennesima Potenza, di cui diventa presidente. Alle amministrative del 2014 viene eletto nelle fila di una lista civica di centrodestra al Consiglio Comunale di Potenza, restando saldamente all'opposizione della Giunta De Luca. Nell'autunno del 2017 aderisce al progetto della Lega di Matteo Salvini, che lo candida a sindaco di Potenza per il centrodestra. Ballottaggio contro Valerio Tramutoli, vince e diventa sindaco del più alto capoluogo di regione d'Italia. Ti ritrovo, immagino. Qui si dà Va rigorosamente il tu. Ho bene, Donato. visto che hai cambiato parecchi movimenti, ma sei un equilibrista o un opportunista? No, credo al massimo di potermi definire un equilibrista in un panorama, parliamo del 2009-2010, in cui c'era un certo fermento nell'ambito del centrodestra. Come avete ben detto nella descrizione, io mi sono candidato per la prima volta in una lista civica che si chiamava Federazione di Centro nell'ambito del centrodestra. Poi la seconda volta ho sostenuto il candidato Michele Cannizzaro in un'altra lista civica che si chiamava Liberiamo la città, sempre nel centrodestra, per poi approdare definitivamente nella Lega. In quest'arco temporale ho maturato un'esperienza nel Movimento per le Autonomie, che era una Lega del Sud e che si basava sugli stessi principi dell'attuale Lega. Principi che poi mi hanno spinto, insomma, ad aderire a questo partito. Quando fai le scelte ti senti consacrato all'infallibilità? No, assolutamente, E assolutamente quante volte hai sbagliato compagnia politica? no. Mai, non credo di aver sbagliato compagnia politica. Sei stato in alcuni gruppi politici alla regione, la regione Sì, Basilicata, sì. come esperto di qualcosa o come semplice adulatore del consigliere di turno? Né come esperto né come adulatore, sono stato per dare un contributo, per curare alcuni atti che poi sono stati puntualmente presentati in Consiglio Generale e questi atti sono ancora, alcuni di questi sono ancora in vigore. Ho dato una mano compatibilmente con quelle che erano le mie piccolissime competenze al consigliere Franco Mollica. Qualche qualità pure ce l'hai per fare il sindaco di un capoluogo di regione. La tieni nascosta o la esibisci in maniera spudorata? Sono tutte nascoste, rigorosamente nascoste, sono fuori solo i miei difetti. E con te stesso sei rigoroso o superficiale? Sono molto autocritico. Con gli altri? Se Anche. non fossi sindaco, dove avresti fatto danni? Avrei fatto danni in altri ambiti, nelle associazioni, come hai avuto modo di vedere, insomma, non sono stato fermo in questi anni, mi sono dato da fare in tantissime associazioni. Sei consulente assicurativo, ma quale professione ti solletica di più? Allora, la mia ambizione da bambino era quella di fare il medico. Poi mi sono reso conto che però non sono assolutamente portato, perché se vedo una goccia di sangue svengo e quindi ho optato e faccio il sindaco, peraltro. Sei orgoglioso di essere nato e cresciuto a Rione Lucania, Rione Assolutamente sì. Chianchetta per intenderci. Esibisci questa coincidenza quasi come un trofeo, non ne capisco però il motivo. No, non è un trofeo. A parte sono nato in Discesa San Gerardo, poi i miei genitori nel 91 hanno acquistato casa a Rione Lucania, a Parco Tre Fontane,
E sono fiero e orgoglioso di far parte di quel quartiere che nell'immaginario collettivo era un quartiere popolare degradato negli anni 80, però ha avuto una crescita esponenziale. Quindi sono onorato ed orgoglioso di venire da quel quartiere perché rappresenta un esempio virtuoso di riscatto di quartiere popolare. Quell'eterno ragazzo tutto piazza, feste, oggi è sindaco del capoluogo lucano. Quanto c'è di quel ragazzaccio nell'abito istituzionale di Non oggi? è assolutamente cambiato niente, sono quello che ero e che credo poi abbia contribuito anche a rendermi oggi sindaco. Mi piace incontrare tantissime persone, purtroppo da quando sono sindaco ovviamente il tempo a disposizione è molto inferiore rispetto a quello che avevo prima, quindi ho dovuto insomma accantonare qualche uscita in più con gli amici, però mi piace sempre frequentare tantissime persone, ascoltare la gente, capire quali sono i loro problemi e condividere con loro anche dei momenti goliardici. Nella scorsa consigliatura eri il figlioccio di Cannizzaro in consiglio comunale. Oggi ti senti il figlio politico del senatore Pepe. Allora, in realtà mi sono stati attribuiti tanti padrini, se così possiamo definirlo. Sono stato definito il figlioccio di Mollica, il figlioccio di Cannizzaro, ora il figlioccio di Pepe. Questo non può che riempirmi di onore e di orgoglio perché sono tutte persone da cui ho tanto da imparare. Sulle pietanze, quando mangi il piccante, preferisci la cerasella o il pepe? Non mangio il piccante perché soffro di gastrite. Rocco Coviello, mio carissimo amico e tuo portavoce, lo hai scelto tu o ti è stato imposto in nome di una spartizione tutta interna della Lega? L'ho scelto io perché è una persona molto preparata e leale. Dicono però che sei molto sensibile al fascino femminile. Di solito lo si è quando si ha una moglie gelosissima. È così anche per te. Allora, guardare non costa niente, non sono molto sensibile al fascino femminile, sono molto sensibile al fascino in genere, maschile e femminile. Ma se tua moglie avesse dato il consenso, avresti scelto una giunta formata solo ed esclusivamente da donne, consigliere? Mia moglie è una persona molto intelligente, quindi non entra nel merito delle questioni mie lavorative. Ma non la tradisci per paura perché possa somministrarti a tua insaputa qualche fialetta velenosa? Non la tradisco perché non lo merita e non ne ho bisogno. Qualcuno ricorda la tua partecipazione alle scuole di politica. Hai imparato bene il mestiere della tua vita in fondo o devi ancora andare a ripetizione? Nella vita non si smette mai di imparare. E in realtà in quelle scuole non si imparava un mestiere, ma aiutavano a formarsi di più per affrontare un mestiere. È vero che il sindaco senatore Pepe è il tuo suggeritore rispetto ad ogni atto o ad ogni atto importante, ovviamente, del comune di Potenza. Assolutamente no. Anzi, da quando lui è senatore, da quando io sono sindaco, purtroppo ci sentiamo talmente poco per gli impegni, di entrambi che non riusciamo neanche più a confrontarci. Con Pasquale abbiamo un grandissimo rapporto e credo sia una persona da cui c'è tanto da imparare. Ma di la verità, più che puntare a un bis al comune di Potenza, preferisci o speri di fare subito un salto in regione? Guarda, in realtà non era neanche nel libro dei sogni che io facessi il sindaco e siccome non sono abituato a fare programmi e fino ad ora mi è andata tutto sommato bene, non faccio programmi neanche per il futuro. Spero di poter finire serenamente questa consigliatura. Meglio una serata con tua moglie o con gli amici? Con mia moglie e con gli amici. I tempi di Ennesima Potenza, l'associazione che movimentava la città, sono stati per te un trampolino o un brutto ricordo? Sono stati un bellissimo ricordo, mi hanno permesso non solo di conoscere tante persone nuove e di conoscere tanti artisti che nei vari ambiti si sono distinti nella città di Potenza, ma è stato un bel ricordo perché credo che abbiamo organizzato e regalato alla città un evento straordinario e i numeri ce lo confermavano. Questo evento portava 30.000 persone nel fine settimana nel centro storico e quindi vuol dire che era una bella opportunità di svago. Ti senti un leghista duro e puro oppure la Lega è stata soltanto un ottimo autobus per entrare al palazzo della città? Io ho avuto due tessere di partito, del Movimento per le Autonomie e della Lega, due partiti che di fatto guardano all'autonomia come ancora di salvezza e io ritengo che l'autonomia sia una grandissima opportunità per una regione come la nostra, ricca di risorse. Quindi non è stato un autobus, avrei potuto prendere anche altri mezzi di trasporto, se così vogliamo definirli. Per cosa vorresti essere ricordato? Per aver organizzato un grande evento, per aver realizzato una grande infrastruttura o per aver fatto comunque meglio dei tuoi predecessori?
Io spero di essere ricordato come una persona che ha fatto bene per la sua città, a prescindere da quello che hanno fatto i miei predecessori, che non giudico, perché ognuno ovviamente ha messo in campo quello che ha potuto in un determinato momento storico. E ritengo che tutti i sindaci indistintamente abbiano lavorato con il cuore e con la testa per rendere migliore questa città. Ti senti invidiato o provi invidia per qualcuno? L'invidia è un sentimento che non mi appartiene, mi sento qualche volta più invidiato a giudicare anche dalle considerazioni che qualcuno fa. Donne, politica, famiglia, a cosa non rinunceresti mai? Alla famiglia. La prima cosa che hai pensato dopo essere stato eletto al ballottaggio con soli 200 voti più del tuo concorrente, che cosa hai detto? L'ho scampata bella oppure ho fatto una figuraccia? Ho detto, ma è successo davvero? Perché di solito al ballottaggio chi si classifica bene al primo turno, insomma, perde sempre. Invece si sono verificate una serie di congiunture favorevoli. È stata dura, durissima, perché il risultato è stato in bilico fino all'ultimo secondo, però è andata bene così. Diciamo che i primi 10 giorni sono stati caratterizzati dall'incredulità rispetto a quello che era accaduto, anche perché è successo tutto così velocemente che davvero non ho avuto modo di realizzare nell'immediato quello che stavamo facendo e quello che poi è accaduto. Chi ti ha aiutato a credere in te stesso e a prendere il volo, ovviamente? Qui hanno un grandissimo merito la mia famiglia, i miei amici di sempre. Io ho una comitiva da 25 anni che è sempre la stessa. E i miei amici di partito, li definisco amici perché non è vero che in politica non può nascere un rapporto più profondo con Pasquale Pepe, Francesco Fanelli, Luigi Modrone, Franco Genzano, per citarne alcuni. C'è un rapporto di amicizia che va al di là della politica ed è quello che ci ha aiutato poi a costruire quello che poi siamo riusciti a mettere in campo, probabilmente. Solitamente sei puntuale o ritardatario? Ritardatario cronico. Ti piace più essere un uomo libero o vedere gli altri liberi? Ne Mi piace essere un uomo libero. Mi piace essere un uomo libero. hai tanti, ma quale difetto non ti perdoni mai? Qualche volta sono impulsivo, mettiamola così, e soprattutto da quando faccio il sindaco sto cercando di lavorare a questo mio aspetto caratteriale perché alcune scelte devono essere più ponderate. Ma con l'arroganza mi pare che tu viva in condominio. No, non credo di essere una persona arrogante. Risulto molto antipatico a chi non mi conosce. Chi poi mi conosce invece cambia E ti totalmente senti più idea. borioso o più inefficiente? Borioso. E non dire che non sei vanitoso. Qualche volta sì. Assolutamente Ma sei taccagno o generoso? no. Credo di essere una delle persone più generose che abbia mai Una conosciuto. tua amica che stravede per te e non ha trovato alcun difetto? Mi ha detto che sei buono con tutti. Lo sei perché sei fesso o perché sei un ragazzo di cuore? Credo la seconda, credo di essere una persona di cuore. Eri buono anche quando andavi a pesca, visto che pescavi e buttavi pesci, ributtavi pesci in acqua. Sì, non ero buono come pescatore in realtà, perché io praticavo una pesca, lo spinning, che praticamente si esercita con eschi artificiali ed è una pesca molto difficile rivolta ai predatori. Quindi, a parte i numerosissimi cappotti che ho collezionato nella mia vita, sì, questa tecnica è soprattutto l'indirizzo che avevamo come associazione, io facevo parte anche di un'associazione di pesca, era quello di rilasciare il pescato vivo in acqua, perché era una sfida tra l'uomo e il pesce in quel momento e quindi bisognava riconoscere al pesce l'onore delle armi. E Ami più tua moglie o la tua città? questa è una domanda difficile, tutte e due allo stesso modo. Sei stato fidanzato con tua moglie quasi 20 anni, poi sei crollato in una 16 per chiesa, l'esattezza, 16 per poi l'esattezza. sei crollato in una chiesa come tutti. Ti sentivi un invincibile dell'amore o una vittima predestinata? No, ho detto a mia moglie, scusa, perché queste scelte affrettate? Potevamo aspettare ancora un po'. Quando giocavi a calcetto eri una schiappa. Ero una schiappa proprio no, c'era di peggio, mettiamola così. Ero un discreto difensore, però poi ovviamente c'era chi era molto più bravo di me. Meglio fare il tifoso, sei timidamente juventino o spudoratamente potentino? Insomma, sei bianconero, rosso-blu. Allora, ovviamente, io non sono un appassionato di calcio, non sono un accanito tifoso, mi piace seguirlo di tanto in tanto, però antepongo, insomma, i successi del Potenza e provo una simpatia per la Juve da bambino.
Comunque sei un romantico, ti piace la musica degli anni 80 e 90, perché c'erano più parole nelle canzoni e meno strumenti? No, perché collego quegli anni a dei momenti bellissimi, che sono appunto quelli dell'adolescenza, i momenti della spensieratezza, delle prime cotte, delle prime amicizie, che poi sono quelle che sono rimaste, come ti dicevo, in questi 25 anni, quindi mi ricorda un momento bello della mia vita, ecco perché mi piace molto la musica anni 90. Preferisci Allevi piuttosto che Einaudi o viceversa? Einaudi tutta la vita. Non c'è qualche ingorgo nel tuo cuore? No, non credo. C'è posto per tutti. E nella tua residenza municipale? Neanche. Meglio bere per dimenticare o dimenticare di bere? Né l'uno né che l'altro. Che consiglio dai? Meglio bere con gli amici e in famiglia un buon bicchiere di vino per gustare meglio il piatto che si mangia. Chi cucina a casa? Tua moglie che da farmacista ti raziona le pietanze o tu che sei molto generoso con il cibo? Amiamo entrambi la cucina, quindi non si razionano le pietanze a casa e adesso che ho molto meno tempo cucina quasi sempre mia moglie, però ogni tanto mi piace dilettarmi con qualche piattino. A te piace la storia? Ti piace perché non si può più cambiare o perché in fondo sei un conservatore? Mi piace perché ritengo che la storia non sempre, o meglio la storia che abbiamo studiato, non sempre abbia riportato fedelmente i fatti, quindi mi piace approfondirla e mi piace che si possa raccontare in una maniera un po' più veritiera. A cinema ovviamente non vai perché in questa città non ce ne sono. Ci sono invece, c'è il cinema Due Torri, c'è il cinema Don Bosco, c'è qui vicino quello di Ranieri. Ranieri ci vado di tanto in tanto, ci andavo. Quale genere di film ti piace? Il mio film preferito in assoluto è Quasi Amici, che oltretutto la TV ripropone almeno due volte l'anno e non mi stanco mai di vederlo. È un film che mi emoziona molto e credo che insegni tantissimo. Quale insegnamento hai avuto dai tuoi genitori? Ad essere onesto. Con chi sei stato però più complice, con papà o con mamma? Tutti e due, con tutti e due. Allora, a seconda delle marachelle che commettevo, trovavo la complicità dell'uno o dell'altro. Diciamo che anche lì ero bravo a fare il politico a casa, però sono stato assolutamente complice. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto, anche quando sapevano e ritenevano che stessi sbagliando. Per esperienza diretta ti dico che i secondi figli sono sempre più impertinenti rispetto ai primi. Quale rapporto hai avuto con Quirino, tuo fratello? Un rapporto meraviglioso. Mio fratello è una, insieme alla mia famiglia, ovviamente, delle certezze più costanti della mia vita. Anche lui c'è sempre stato e mi ha sempre sostenuto in qualsiasi cosa. E quale nipotino coccoli di più, Giuseppe o Claudio? I miei nipoti sono la mia vita e sono assolutamente uguali nell'affetto che ottengo. Anche se Claudio l'ho battezzato, però questo ovviamente non sono il suo padrino di battesimo, però questo ovviamente non lo rende migliore dell'altro. All'austero liceo classico Guido Razio Flacco che tu hai frequentato, eri un secchione o un fannullone affascinato dal minimo garantito? Il minimo garantito, perseguivo la strada del minimo garantito, non sono mai stato un secchione. Che cosa e chi ti turba di più? Mi turba l'incertezza rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Questa è una cosa che mi turba molto, anche perché molto spesso chi è chiamato ad amministrare è visto come una persona che non vive di sentimenti, di paure, quasi come fosse un blocco di ghiaccio. In realtà noi abbiamo le paure di tutti, solo che abbiamo l'onere e il dovere di non farle trasparire agli altri, perché soprattutto in questo momento dobbiamo trasmettere sicurezza. E quando vedi una bella donna? Quando vedo una bella donna dico che bella donna. In presenza di tua moglie? Anche. Così come mia moglie dice che è bell'uomo quando mi passa un bell'uomo, in presenza mia. Quando fai una scelta, a cosa pensi? Al denaro? No, al denaro credo di non aver mai pensato in vita mia. Sono uno molto poco attaccato ai soldi, non me ne è mai importato nulla. No, quando faccio una scelta penso alle conseguenze che quella scelta può avere. In questo momento ovviamente penso alle conseguenze che una scelta può avere non solo su di me, ma sull'intera collettività. E quando fai... quando si fa carriera politica, secondo te fanno più carriera politica i superficiali o gli opportunisti? Gli opportunisti. E tu a quale categoria appartieni?
Io mi iscrivo alla categoria dei romantici, nel senso che credo di avere tra i mille difetti, perché io ho veramente mille difetti, Ma un pregio. nessuno ne ha detto uno, però. Evidentemente hai parlato con le persone sbagliate, o quelle che mi vogliono veramente bene. Dicevi quando. Dicevo che cerco di. Si può ripetere la domanda un attimo? Ho detto a quale categoria appartiene, a quello degli opportunisti o dei superficiali? Nell'uno e nell'altro, non ho mai fatto nulla per opportunità e non mi sono mai ritenuto una persona superficiale. Ogni volta ho adottato delle scelte che ritenevo quelle giuste, sbagliando, magari ascoltando tutti e facendo una cosa totalmente diversa da quella che mi veniva suggerita, ma perché lo ritenevo assolutamente giusto. E qual è la tua peggiore fragilità? Non ne hai, va No, bene. non mi viene in Hai questo momento. perdonato chi non ti ha votato, Sì. eppure ne sono tanti, eh? Sì, ho perdonato chi non mi ha votato e nutre ancora di più della mia stima chi non mi ha votato e mi ha detto che non mi avrebbe votato. Non amo particolarmente le persone false, quelle che invece magari garantiscono il voto per poi non dartelo. Io penso che in un rapporto franco, schietto e sincero si debba avere stima di chi ti dice la verità, anche una verità che non ti piace come quella di un voto non ottenuto. Non ti sei ancora pentito di guidare una città senza futuro? Non è vero che Potenza è una città senza futuro. Io credo che la vera sfida sia quella di sdoganare quest'idea e di iniziare a credere un po' di più nelle potenzialità di questa città. Perché molto spesso ci siamo rassegnati all'idea che fosse una città che non potesse emergere. Eppure, poco tempo fa è stata pubblicata una classifica d'Italia Oggi che ha visto Potenza risalire la china di 28 posizioni rispetto al passato per alcuni parametri. In termini di qualità della vita, rendendola la seconda città del sud Italia. Io credo che se fino ad ora, senza aver profuso degli sforzi sovrumani, senza aver messo in campo tutto quello che sta per essere messo in campo, abbiamo ottenuto questi risultati, vuol dire che Potenza ce l'ha i margini per poter diventare una delle città più belle e virtuose d'Italia. Starete a vedere, ne riparliamo fra 3 anni. Tutti i tuoi predecessori hanno sempre puntato o al centro storico o alle periferie, o addirittura alle campagne, qualcuno. E Tu? noi dobbiamo puntare un po' al centro storico, un po' alle periferie, un po' alle contrade, perché non deve esserci disparità di trattamento tra zone che, ahimè, sono state assolutamente bistrattate quasi sempre nel corso degli anni. Per te che cosa è più importante, l'appariscenza o l'avvenenza? No, né l'uno né l'altro. E il cuore o la ragione? Anche qui ci sono delle scelte che necessitano di essere fatte con la ragione ed altre con il cuore. Certe volte il cuore però coincide con la ragione quando si è una persona per bene. Qual è stata la persona più importante della tua vita? Ce ne sono state diverse. Sicuramente un ruolo fondamentale lo ha svolto, ripeto, la mia famiglia, questa comitiva a cui sono legato, mia moglie. Non posso dire che ci sia stata una persona più importante di altre perché davvero tutte insieme sono state importanti per me. E dove hai dato il tuo primo bacio? Nelle scale di un condominio, in macchina, Il in mio primo un'aula della scuola, nel a Monte Reale, alla villa di Santa corridoio Maria? della scuola media Luigi La Vista durante la ricreazione. Anzi, qualche giorno fa ho fatto un sopralluogo in quella scuola e ripercorrendo quei corridoi mi sono ricordato di quel primo bacio con una mia compagna di scuola. Eri impertinente a scuola, rischiavi. Sì, rischiavo. Mi piaceva rischiare, però ne è valsa la pena. Ne passa la pena. Qualche volta riesci pure ad annoiarti. No, non mi annoio mai, è E difficile. quando hai capito che avevi raggiunto un importante traguardo? Una settimana dopo il ballottaggio, anche perché dal 2017, come ben dicevi tu e diceva la descrizione, ho aderito alla Lega. Quindi abbiamo passato 2 anni intensi a girare il territorio, a costruire le sedi, a sostenere la candidatura di Pasquale Pepe, a lavorare per le regionali, poi alle provinciali che si sono svolte 2 giorni dopo le regionali. Poi è partita la mia campagna elettorale, quindi non ho avuto il tempo di razionalizzare in quei 2 anni e a una decina di giorni dalle elezioni ho veramente avuto un attimo il tempo di guardarmi indietro e di vedere quello che avevamo costruito, non solo io, ma che aveva costruito
Francesco Fanelli, consiglieri regionali, Pasquale Pepe. E quindi è stato veramente un momento per riflettere su quello che avevamo fatto. Se dovessi sceglierne uno di questi tuoi amici, senti, Francesco Fanelli. e che cosa ti imbarazza di più? Quando parlano bene di te e quindi diventi rosso o arrossisci, o quando sei invece oggetto di attenzione femminile? No, credo che non mi imbarazzi né l'uno né... Forse mi imbarazza di più quando parlano bene di me. Che cosa non farai mai per questa città, guarente? Non farò mai una scelta non ragionata, nel senso che non farò, o meglio, cercherò di non fare mai un investimento che non possa avere un fine ben preciso. Noi abbiamo delle opere in questa città ereditate dal passato che non hanno alcuna valenza, alcuna funzione, soldi sperperati e lasciati lì a marcire, a morire. Ecco, spero, anche sulla base degli errori che magari sono stati commessi in passato, di aver imparato qualcosa e di non ricommetterli Che cosa non varrai mai per questa città? io. Non mi piegherò mai a dover esprimere una considerazione della mia città o dei miei concittadini, brutta, pur di conseguire un interesse personale. Questo è Mario Guarente, sindaco di Potenza. Grazie.